Dottor Ingroia, lei nella sua attività di magistrato ha sempre parlato di legalità, di economia e di illegalità. Spesso è stato anche nelle scuole a parlare con studenti che le avranno rivolto un po' questo tipo di domande. La legalità produce economia o la produce di più l'illegalità, l'economia? La risposta è che la illegalità è una palla al piede dello sviluppo, ma la legalità, se soltanto inchieste, retate ed arresti, non produce sviluppo. Ecco perché io ho fatto una mia prima parte, una prima tappa del mio percorso da magistrato, cercando di fare pulizia, cercando di togliere tutte le zavorre per lo sviluppo che veniva dalla illegalità, ma non è venuto poi la seconda fase, la fase della politica che deve aiutare lo sviluppo. Bene, ecco la ragione per cui mi sono messo a fare politica, ecco la ragione per cui io voglio amministrare Campobello, perché occorre la seconda fase. Magistratura ha svolto il suo ruolo, ora tocca la fase dello sviluppo. Non esiste vera legalità senza sviluppo, non esiste vero sviluppo senza legalità. Un bravo magistrato può essere un bravo sindaco. Un bravo magistrato non è necessariamente un bravo sindaco, ma può essere un bravo sindaco se coglie le necessità per costruire, perché vabbè, la magistratura è un ruolo che serve a chiudere, a reprimere, tra virgolette, a distruggere, poi bisogna costruire. Se la politica non interviene, beh, un magistrato, un ex magistrato che ha quell'esperienza e sa come difendersi dalla mafia, sa come difendersi dall'infiltrazione della mafia, poi impara ad amministrare. Io già ho una certa esperienza, sono stato a lungo commissario della provincia regionale di Trapani, so che significa amministrare e so come si può amministrare terra di mafia, come è purtroppo in parte ancora Campobello, però promuovendo un'immagine diversa di Campobello. Noi dobbiamo fare conoscere a tutta Italia e al mondo che Campobello non è solo mafia, Campobello è soprattutto gente operosa, imprenditori, agricoltori, E ce ne sono zone tante, tante, e tante, tantissimi con tante aziende. prodotti agricoli d'eccellenza, l'olio e l'oliva che dobbiamo imporre, diciamo, sul mercato nazionale e internazionale. Dottore Gloria, lei ha iniziato il porta a porta con i cittadini. Che impressione ha avuto? Cosa le chiedono? Cosa dice lei a loro e cosa loro dicono a lei? Ma innanzitutto la cosa più importante è che ho incontrato, mi spiace dirlo per i miei avversari, ho trovato molta insoddisfazione, molta delusione di come è stata amministrata la cosa pubblica a Campobello fino ad oggi. È una richiesta di cambiare. È quello che ho sentito. Cambiamo, cambiamo, cambiamo. Abbiamo bisogno di novità. Siamo perfino, questo mi dicevano molti cittadini, mi dicono molti cittadini giorno per giorno, siamo disposti a rischiare, a scommettere su un non campobellese come lei, purché si cambi aria, si cambi modo. Bene, allora in questo senso io sono un valore aggiunto, perché sono non campobollese, quindi non ho amici a Campobello, non ho nessuno da favorire o da dare una linea diversa, secondo regole, secondo apertura, l'assessorato all'ascolto, sentiremo tutti i cittadini, secondo le regole, secondo quello che dice il principio, pari opportunità. Don Ingroia, tutti hanno un programma, tutti i sindaci, i candidati sindaci hanno un programma. Secondo lei, avere già amministrato è un vantaggio o è uno svantaggio ripresentarsi o mettersi in concorrenza con altri? Allora, amministrare, avere amministrato è un vantaggio se si è amministrato bene, è uno svantaggio se si è amministrato male. Mi spiace dirlo, ma tutti i miei indicatori, tutto quello che registro, tutto quello che vedo, dice che si è amministrato male in questi anni. Il suo programma, parliamo di programmi elettorali, dico, lei avrà, ne avrà uno, Ho oltre. diversi punti. Punto numero uno, una Campobello pulita. Campobello pulita in tutti i sensi, pulita sotto il profilo della trasparenza, della legalità, pulita sotto il profilo concreto della spazzatura, perché Campobello è sommersa dalla spazzatura. E questo, attenzione, non è una cosa secondaria, è una cosa primaria, perché se tu aumenti, come è stato aumentato, del 35% la tassa sui rifiuti, tu comune, per poter stare a testa alta, devi offrire un servizio all'altezza. Non puoi fare
far vedere quello che io ho visto, uno spettacolo desolante e disarmante, con strade piene di immondizie e borse di tutti i tipi, materassi, gli elettrodomestici buttati per strada, che sono quelli che fanno scappare i turisti. Se un turista viene qui e vede questi rifiuti, non vede l'ora di fuggire. E allora le cose si combinano, garantisci il minimo di vivibilità. Niente immondizia, raccolta differenziata, riapertura delle isole ecologiche che sono oggi chiuse e abbattimento dei costi, perché paradossalmente se meglio si raccoglie l'immondizia, meno si paga tasse ai rifiuti. Allora a quel punto puoi rilanciare l'economia, puoi rilanciare il turismo, puoi rilanciare l'agricoltura, puoi rilanciare il commercio. Noi abbiamo dei grandi progetti, noi siamo molto ambiziosi, noi vogliamo fare di Campobello, diciamo, una stella che risplenda tra tutte le stelle della nostra bellissima terra siciliana e della provincia di Trapani. Per farlo, però, bisogna renderla pulita, onesta, Ecco trasparente. perché si è candidato con le 5 Stelle. E noi abbiamo messo 7 stelle. Noi siamo ancora più ambiziosi rispetto ai 5 stelle. Noi, nel nostro simbolo abbiamo 7 stelle, perché 7 sono i punti cruciali del nostro programma elettorale. Se ce le dice in un minuto, noi la ringraziamo. Allora, dire tutti e 7, diciamo, è complicato, ma dico quelle più importanti. Dicevo, una Campobello pulita, una Campobello capitale nazionale del turismo. Noi abbiamo 12 km di spiagge a tre fontane, strutture ricettive che mancano, una situazione di abbandono, di degrado, per non parlare, diciamo, dei cani randagi che circolano. Cioè, così come vogliamo attirare il turismo nazionale e internazionale? Io voglio fare dei campobellesi, che hanno la loro casetta a Tre Fontane, degli Anche a imprenditori. E Torretta Granitola. a Ferrezza Granitola, borgo marinaro straordinario, ma non abbastanza utilizzato, ci sono un paio di baretti. Noi dobbiamo fare un percorso, dobbiamo fare un circuito, dobbiamo portare i turisti, dobbiamo portare i turisti a Tre Fontane, dobbiamo creare le strutture ricettizie, dobbiamo... Non dico fare di Tre Fontane e Torretta Granitole le Rimini e il Rapallo della Sicilia, ma di più e di meglio rispetto a quello che Rimini e il Rapallo sono, e di più e di meglio rispetto a quello che sono, che so, Taormina o Siracusa, anche perché ci sono anche qui straordinari beni dal punto di vista archeologico, le cave di Cusa in stato di abbandono, che sono un gioiello ancora più importante di quello che vi sono, e che collegandolo con Selinunte, con Segesta, si possono fare cose straordinarie. Siamo giunti al secondo, al terzo punto. L'agricoltura. Noi dobbiamo rilanciare l'agricoltura. Allora, gli imprenditori agricoli che hanno qui, i produttori che hanno olive e olio di eccellenza, devono poter avere il rispetto di se stessi e del loro lavoro attraverso una capacità competitiva sul mercato. Come crei la capacità competitiva? Come si fa in qualsiasi parte del mondo? Non si è mai fatto qui. Con un consorzio. Il consorzio dell'olio, dell'oliva e del bellice, che parta da Campobello, e poi lo esporteremo anche fuori da Campobello, coinvolgeremo anche Castelvetrano. Ho letto oggi che anche da Castelvetrano vengono iniziative per aderire al progetto che io ho lanciato in questa campagna elettorale. E allora noi con questo consorzio, e già abbiamo trovato dei partner importanti nazionali e internazionali come Zeffirino Monini, che è uno dei più grandi produttori di olio e che lo esporta in tutto il mondo e che ha detto che è pronto a interfacciarsi quando io sarò sindaco e quando costituiremo il consorzio per rilanciare l'olio di Campobello. E abbiamo grandi progetti, non entro nel dettaglio per lanciare, per diventare ancora più forti. Continuiamo, altri progetti. Punto numero 4 riguarda appunto il turismo. Intanto, è mai possibile che in una zona come appunto le zone gioiello di Campobello ci sia un piano regolatore, non ci sia alcun piano regolatore, e noi dobbiamo fare un piano regolatore? Dobbiamo fare un piano regolatore dove agricoltura e turismo camminino insieme. Oggi Campobello ha voltato le spalle alle sue frazioni, noi invece vogliamo attuare una giravolta di 180 gradi. Campobello deve guardare il mare, non deve dare le spalle al mare. Campobello si deve sviluppare verso Torretta Granitola e verso Tre Fontane. Certo, non si sviluppa perché non si sono create le premesse, non si è fatto il piano regolatore, non sono create le premesse perché vengano a Campobello grandi investitori,
nazionali, internazionali, senza depotenziare le potenzialità dell'economia locale, perché io, come dicevo, vorrei che tutti i campobellesi che hanno la loro casetta al mare la trasformino in un hotel boutique, in un bed and breakfast e diventino anche loro piccoli imprenditori del turismo. Quinto punto. Quinto punto è cruciale. Sburocratizzazione. La sburocratizzazione del comune, delle pratiche del comune, devono metterci al pari con quello che si fa in qualsiasi altra parte d'Italia. Perché una stessa procedura di autorizzazione che avanza un imprenditore a Campobello ha una durata media di 6 mesi e in un comune dell'Interland di Milano ha la durata media di 1 mese? Questa cosa non va bene perché scoraggia gli imprenditori e, sappiamo tutti, innesca meccanismi obliqui e oscuri anche di corruzioni, mazzette, amicizie. Bene, noi su questo dobbiamo chiudere. Altri punti, restano ancora 2 punti. L'apertura al cittadino, l'ascolto. Noi apriremo, io da sindaco sarò aperto, le porte del sindaco saranno aperte a tutti i cittadini. So che ci sarà una fila lunga, sono abituato, anche quando ero pubblico ministero, c'era una fila infinita di cittadini che volevano parlare con me, io li ricevevo tutti, con pazienza, fino a mezzanotte, e la stessa cosa farò da sindaco, ma siccome saranno tanti i cittadini che verranno, mi coadiuverà un assessore, l'assessore all'ascolto, perché i cittadini cosa sono stati trovati, se sono stati costretti a fare? Rivolgersi all'amico, all'amico assessore, all'amico consigliere, o peggio, all'amico degli amici, diciamo tra virgolette. Bene, noi dobbiamo lasciarli fuori dalla porta del comune. L'assessore all'ascolto che senta bene, senta bene le istanze, le proposte, ma anche le proteste, perché non dobbiamo disprezzare i cittadini che protestano. L'ultima domanda con il candidato sindaco. Quali saranno gli assessori che lei andrà a designare? Io ho cercato di creare una squadra che rappresenti, diciamo, le varie componenti del mio gruppo, e cioè chi rappresenta, come dire, l'esperienza, la memoria storica, e chi rappresenta il nuovo, l'innovazione, per mischiare tradizione e innovazione. Quindi il vice sindaco è Pino Fazzuni, che è già stato sindaco, ha esperienza amministrativa. E poi però ho a fianco di lui chi non è mai fatto politica, come Giuseppe Calcagno, che è esperto in materia economico-finanziaria, che è originario di Campobello, è stato lontano da Campobello per acquisire, come dire, esperienze e conoscenze, e torna a Campobello per fare un'esperienza. Abbiamo un avvocato come Michele Melchiorre, che conosce tutti gli aspetti legali, perché noi abbiamo bisogno di legalità, l'abbiamo detto, il rispetto delle regole. E poi abbiamo il professor Isgro, che ha un'esperienza, sarà quando verrà proclamato la mia nomina come sindaco, sarà l'assessore alla cultura e allo spettacolo, che ha esperienza specifica come docente all'Università di Palermo e conoscenze tali da innestare quegli eventi, diciamo, episodi relativi allo sviluppo del territorio, che servono per far conoscere ancora meglio Campobello e il suo territorio. Poi ci sarà spazio per la nomina di un altro assessore, che sarà oggetto della mia valutazione, diciamo, in futuro. E noi finiamo con il suo slogan: cambia, fai rinascere Campobello. Io credo che Campobello, lo dico in modo brutale, forse non farà piacere a tutti i campobellesi, ma bisogna guardare la realtà in faccia, la dico dall'esterno, Campobello sta morendo. Lo dice il decremento demografico, lo dice la chiusura degli esercizi commerciali, lo dice il calo del gettito, come dire, finanziario ed economico della cittadina. È una crisi un po' generalizzata, comunque, che investe anche Campobello, però Campobello la sta soffrendo. Campobello sta soffrendo più che altri territori. Allora occorre una svolta, occorre una scossa, occorre un salto in avanti.
Ed è da questo che è nato l'appello che mi è stato fatto per accettare Chi l'ha cercato, questa Antonio candidatura. Bruno? Chi l'ha invitato a... Allora, il primo a cercarmi, per rispetto della verità, è stato Tommaso Di Maria, il consigliere comunale uscente che oggi è capolista della nostra lista, consigliere comunale e portavoce del Movimento 5 Stelle, che mi ha cercato. Unitamente all'avvocato Michele Melchiorre che mi conosceva, insieme anche a Victor Di Maria, che è, diciamo, un personaggio anche di spicco della comunità, e che mi hanno fatto questo appello. Devo dire la verità, inizialmente avevo detto di no, ma quando ho conosciuto il territorio, ho conosciuto i cittadini di Campobello, ho detto di sì con convinzione. Ma sinceramente è stato più difficile convincere sua moglie o convincere lei ad essere candidato sindaco? Se non fossi riuscito a convincere mia moglie, non sarei riuscito a convincere me stesso.